Sono le 15 e questo vuole essere per oggi, 28 maggio 2014, l'audio aggiornamento per il sito di locateviva.it. Mi ero promesso di farlo, lo sto facendo. Con tutta la precarietà che mi contraddistingue nel cercare di continuare a proporre questo tipo di audio aggiornamento per il sito di locateviva.it. Oggi è una cosa un po' particolare perché avrei voluto fare qualche passaggio sui commenti, o almeno un commento su quello che è stato l'esito della tornata elettorale locale, magari proponendo quello che sono, e adesso vediamo se riesco, perché sennò poi dopo nel lavoro di montaggio e ritorniamo qua. Giusto per dare una visione d'insieme a quello che sono, vabbè, i risultati li conoscono tutti, in ordine di arrivo sul risultato elettorale per i candidati sindaci, che sono appunto sindaco eletto dai cittadini locatelli, dagli elettori, il 25 maggio, domenica scorsa, a Locate. Il sindaco è Davide Seranò per Locate Democratica e Popolare. E nella sua lista hanno preso voti, mi limito ad elencare soltanto i voti espressi attraverso le preferenze, che stranamente vede arrivare al primo posto con 246 voti il candidato Torriani Diego della componente di Rifondazione Comunista all'interno della lista Democratica e Popolare, che magari questa volta si proponeva sotto il simbolo della coalizione che faceva riferimento al candidato greco per le europee, ma che è stato utilizzato poi anche a livello locale e che raggruppava l'area di appartenenza Rifondazione SEL. Comunque, no, mi soffermo soltanto un attimo, perché proprio rispetto ad una situazione che vedeva la presenza di questo candidato, vi sono state alcune segnalazioni critiche nei giorni precedenti al voto, in quanto è stato un collaboratore alle dipendenze del comune di Locate dal 2012, e quindi vi erano state una serie di interrogativi su cui non sono state date risposte molto chiare. Quindi ecco, il fatto che mi soffermi su questo nome e sui suoi 246 voti è soltanto perché ai più non era conosciuto, ma vi è stato comunque un impegno da parte dell'area di riferimento per far sì che arrivasse primo con questo, primo della lista, primo degli eletti. Dunque, secondo degli eletti la candidata Nembri Valeria, mentre il terzo con, allora, Nembri Valeria con 210 preferenze, Donis Maurizio, assessore uscente alla cultura, è rientrato con 208 preferenze, e questo fa un po' meravigliare, visto che comunque l'impegno dell'ex assessore Maurizio Donis, che ritornerà penso a ricoprire la carica di assessore alla cultura, questa differenza, perché era molto più visibile attraverso il suo impegno il candidato
Donnes Maurizio, che non certamente Doriani Diego, perché mi sembra fosse impiegato per 12 ore a settimana, mi sembra, all'interno dell'amministrazione comunale e come collaboratore dell'ufficio tecnico, ma in particolare con l'ex assessore all'ambiente, e ha partecipato per la sua collaborazione in qualità di esperto per l'organizzazione della raccolta differenziata, eccetera, eccetera, eccetera. Spero, come cittadino, avendo posto direttamente anch'io una richiesta di accesso agli atti per conoscere maggiori informazioni su questa questione che riguardava questo candidato, spero che vi saranno poi delle risposte da parte appunto dell'istituzione comunale, ma non tanto al singolo cittadino Enzo D'Onofrio, promotore di locativa.it, quanto appunto un chiarimento, perché Locativa non lo ha sollevato sicuramente per strumentalizzare, altrimenti comunque dovrebbero ringraziare anche Locativa, visto che ha sollevato il problema in un certo qual modo, proprio anche con i suoi limitati mezzi di comunicazione, e ha reso poi questo bel servizio di far arrivare prima un candidato che ai più non era conosciuto. È vero che in questa particolare circostanza delle elezioni comunali di Locate vi è stato un proliferare di materiale propagandistico, pubblicitario, cartaceo, Santini, deplianti in carta patinata raggiunti ai domicili attraverso posta prioritaria piuttosto che il passaparola, eccetera, eccetera. Però ecco, questa la chiudo come momento di chiarimento che mi sono soffermato un attimo, e passo invece adesso senza nessun altro tipo di commento a leggere l'ordine d'arrivo con il numero delle preferenze degli altri candidati delle liste. Allora, riparto dalla lista democratica popolare con Toriani Diego, che ha ottenuto 246 preferenze, seguito da Nembri Valeria con 210, Donnes Maurizio con 208, Andreetto Loris con 146, Civardi Giordano con 122, Prederi Andreina con 118, Padoani Gloria con 118, Zaino Alfredo con 107, Verri Silvana con 100 preferenze, Gismara Claudio Luigi con 93 preferenze, Di Piero Tiziana Antonella con 50 preferenze, Matichecchia Catiuscia con 41 preferenze. Ed ora per la lista invece Locate Nuova di Alessandra D'Agrada Sindaco ha ricevuto 107 preferenze il candidato Ambrosetti Giordano Bruno, seguito da Gatti Matteo con 89, Forastieri Marianna con 73, Bergamaschi Gabriella con 70, Poma Vittoria Romana con 67, Tedeschi Gaetano con 60, Molaro Massimo con 58, Fiorentino Giuseppe con 54, Bartolini Liliana con 42, Dotta Antonio con 39, Vitella Roberta con 36, De Razza Marco con 14. Per cittadini per Locate, candidato sindaco Roberto Borloni, hanno ottenuto 60 preferenze Lauro Luigia, 48 preferenze Algeri Giuseppe, San Giovanni Andrea ne ha ricevute 39, Cofinardi Elisa 39, Papetti Maria Cristina Raffaella ne ha ottenute 37, D'Ambrosio Mario 34, Brocchieri Mauro Antonio 19, Bordonari Valentina Santa Teresa 15, Quattrocchi Giuseppe 13, Dorazio Davide 13, Gagliardi Francesca 12, Principe Davide 8. Perfetto, queste sono per quanto riguardava l'elenco con le preferenze dei candidati nelle liste che si sono presentate alle elezioni del 25 maggio 2014, ovvero domenica scorsa, e che ho voluto per Locate Viva, per il punto vivo di locateviva.it, riproporre all'attenzione, alla conoscenza di chi segue il sito di locateviva.it. E ora invece vorrei passare, e se riesco ancora vediamo un po' a centrare per lasciare un minimo d'ordine grafico,
questo contributo utilizzato come audio aggiornamento. Ecco, vorrei invece usare, ma in maniera molto tranquilla, cioè non è una cosa ecco, non è una roba professionale. Diciamo così che questa mattina ho voluto ad ascoltare, non è un campione, anche perché poi tra l'altro le elezioni sono state fatte, quindi non c'è nessun tipo di problema. Ho voluto ascoltare alcuni punti di vista da parte di alcuni cittadini, veramente tre. Ho potuto ascoltare questa mattina e che quindi propongo anche all'attenzione di chi ascolta in questo momento e poi con la riproposizione registrata, l'audio aggiornamento per locatie Nazionale, no, europee. Adesso, secondo me, Renzi farà come Mussolini quando era socialista, tirerà fuori la purga, in La purga? modo che Renzi eliminerà tutti gli oppositori alle sue idee, Bersani, D'Alema, Veltroni e gli altri. Ci sarà un cambio, in modo secondo me, spaventoso. È un cambiamento benevole però. Ecco, Una purga che userà la televisione come manganello. Manganello, adesso verranno messi in quarantena tutti i vecchi esponenti del PD. Tutta la vecchia guardia. Sì. E sarà il futuro del paese questo. Tu ci credi davvero che lui sia il cambiamento per tutte le cose che non vanno in Sì, Italia oggi? io Tu ci credi? fino a un paio di mesi fa non ci credevo, perché pensavo, io l'ho sempre detto che è un nipote di Gelle prima che lo diceva Grillo, ma secondo me questo ragazzo qui cambierà le sue idee, agirà di testa sua. Tutte E secondo te lui è di sinistra, di destra o è un democristiano? e tre messi insieme, ma pensi che vorrà il bene del paese come lo voleva Berlusconi, ma in un altro modo. Ah, tu pensi che Berlusconi voleva il bene del paese? Io penso di sì, ma poi è stato costretto a fare alcuni cambiamenti. Ma con Renzi penso che avremo un boom, come l'ha ottenuto lui, col 40% l'Italia riprenderà. Tu non pensi che se oggi c'è Renzi il merito è anche di Grillo, prima di tutto? Perché lo stavo copiando, le sue idee, le idee di Grillo erano tutte a un buon livello e Renzi da buon politico. Televenditore, come si suol definire, secondo me Renzi ha preso il cavallo al galoppo. Perfetto, ringrazio Armando che ha concesso questo voleva essere, ma in maniera molto tranquilla e molto semplice. Sono delle originali testimonianze raccolte fra alcuni cittadini che ora, ed ora passo a farvene sentire un altro, in maniera molto rustica, come è abitudine in questo tipo di contributi, in questo tipo di interventi per il sito di locatevia.it. Ora passo a far ascoltare il secondo contributo che vorrei proporre con tutta la simpatica performance dei contributi collaterali all'interno di questa dichiarazione. Cogliendo Le fragole. le fragole del ciliegie, alcuni punti di vista sul risultato elettorale, non quello di Locate, quello per le Direnzi. europee. Dimmi te che cosa ne pensi sulla vittoria di Renzi. Bene, Renzi nel frattempo, in questo. Buongiorno padre. Sembra un pischello lei, sembra un È ragazzo di giovane. Dai, avanti, non distrarti coi padri. No, io penso che Renzi, il suo elettorato al Parlamento è più che meritato per Renzi. È meritato anche il PD, perché nel PD purtroppo ci sono delle persone ancora molto affidabili per l'Europa. Sei d'accordo? No, la domanda te l'ho fatta io, non mi No, devi dire che sono d'accordo. Ti ho chiesto a te come la vedevi il ma non è per risultato. il caso che quello di Locata, anche di Locata fa niente. No, ma a livello generale, sul risultato, Sì, ricordo Renzi che per adesso.
eletto nel contemporaneo è meritato, perché adesso rappresentanti per il Parlamento per il Parlamento europeo è più che Renzi è la persona giusta momentanea, momentanea. Anche provvisorio, anche provvisorio, sì. Quindi, vabbè, se come si è preso il 40 ci vanno sempre. Ecco, questo è non rinnego la mia mole di sinistra, la mia convinzione di sinistra. Le radici. Non sono proprio radici, perché ho cominciato a essere sinistra a 30 anni. Ma Renzi attualmente è la persona più idonea, è la persona indovinata, perché allora te ne faccio un'altra di domanda. Sì, non ce lo fanno fare. Secondo te non è che i meriti guadagnati da Renzi gli sono stati, se non c'era Grillo lui lì non ci sarebbe arrivato in questo modo? Quello è vero, Grillo ha spinto un po' una svolta verso la sinistra, Grillo ha indotto Renzi a fare certe cose, anche per giustificarsi ad annunciare che faceva carico. Diciamo che sono stati che vi ho proposto alcuni punti di vista che sono, appunto, non vuole avere nessun valore documentale particolare, perché non si tratta, non siamo degli esperti del settore e quindi non abbiamo le competenze qualificate per dare pareri qualitativamente riconoscibili, perché come vediamo i vari esperti tuttologi delle nostre televisioni che hanno sempre la soluzione e il punto di vista dominante, sono così dei semplici punti di vista che non hanno alcuna pretesa, ma mi è piaciuto, ecco, così in maniera molto semplice. E così come ho fatto ascoltare le prime due voci di nostri concittadini che in maniera generica e generale danno il loro punto di vista così sul risultato elettorale delle elezioni europee, non del risultato locale, faccio ascoltare un'altra voce, più o meno io non sto qui a giudicare i loro punti di vista perché non ne ho nessun titolo, nessun diritto, però mi piace proporlo all'ascolto di chi si trova a passare da queste parti. Allora vediamo se riesco anche qua, questo qui, ecco. Il risultato delle elezioni europee di domenica 25 maggio scorso, che cosa ne pensi, come è andata a finire? Che è andata a finire benissimo, e non se l'aspettava nessuno. Non se l'aspettava nessuno? No. Quindi la vittoria di Renzi va benissimo. Per il paese? No, per la nazione, per il popolo italiano. Per il popolo italiano, il paese è questo, il popolo italiano è la nazione. Per il paese è la nazione. Allora, vabbè, a parte che abbiamo votato per il Parlamento europeo, poi riflessi. Non mi interessa. Sì. Il Parlamento europeo forse è più importante che se avessimo votato per l'Italia. E una domanda così ultima: non pensi che il suo successo sia derivato anche da tutti i temi che ha sollevato Beppe Grillo col Movimento 5 Stelle? Allora, il suo successo è venuto fuori primo perché è giovane, secondo perché ha le idee più aperte di Beppe Grillo e di tutti i deputati che abbiamo avuto fino adesso, che hanno promesso mare e monte e non ha fatto mai niente nessuno. Questo qui è giovane, vuol fare questo, vuol fare quello. Se non ce lo fanno fare, se fossi io di Renzi gli direi arrivederci a tutti e buonanotte, mi canti tu da solo, grazie anche e vado a prendere il 60% dei voti, grazie anche ai contesti, se non ce lo fanno fare. Ma i contesti di Grillo sono 20 anni che fa quelle cose. No, non è 20 anni, che è diventato, che fa spettacolo. Come di spettacolo, è 20 anni che questi argomenti li porta. Sono 10 anni che fa politica. Perché se Grillo era un altro, siccome Grillo non sa quello che vuole, Grillo vuole Grillo vuole la disperazione. Allora facciamo una cosa, facciamo un punto. Grillo ha rilanciato molti argomenti che vanno a aspetta un attimo, non si può sorvolare sul fatto che la corruzione ha portato l'Italia al livello che vediamo. Quindi le cose più importanti che lanciava Grillo è di mandare in Parlamento gente che non fosse che fosse incensurata. Allora, prima di Grillo l'ha lanciato Di Pietro, l'hanno lanciato 50.000 deputati. L'ultima roba, che cos'è tra le cose più importanti che deve fare adesso in quest'ultimo periodo Renzi? Chi, Renzi? Per conservare la fiducia. La prima cosa che deve fare è cercare di dare lavoro ai giovani. Dare lavoro ai giovani. Va bene, lavoro ai giovani. Ecco qua, queste sono le tre opinioni, tre punti di vista generali, generici su un commento così
da strada su quello che è stato il risultato delle elezioni europee del 2014. Avremo modo poi di ritornare anche con pareri, opinioni, punti di vista, riflessioni, considerazioni e quant'altro su invece sui risultati locali. Però prima di chiudere questo audio aggiornamento di oggi, 28 maggio 2014, ne propongo un altro sinteticissimo contributo con una poesia di Cristina. Chiedermi. Cosa vuoi chiedermi? Alla Cristina mi chiedo di dirmi una poesia che, visto che parteciperà al concorso di questi prossimi giorni. Vorrei correre per i prati, per i viottoli campestri, ad ammirare il verde in ogni sua forma, liberare la mente da pensieri più cupi. Questa è Chris. Ciao. Grazie, ciao Cristina, prego. Ciao. Ecco, e spero che al di là dei pasticci tecnici con cui ogni volta arricchisco questa rubrica, questa piccola rubrica, questo piccolo spazio per il sito di locativa.it, spero che pian piano arriverò a perfezionare un contributo più tecnicamente apprezzabile. Per oggi è tutto, un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locativa.it.